Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video YouTube. Sono Davide De Vito e oggi siamo su un gameplay un pochino diverso dai soliti. Siamo su Dirt 3, un gioco da poco da me scaricato su Rally. Sono attrezzato con volante e pedali, quindi diciamo che la difficoltà e il divertimento sicuramente aumenteranno. Vediamo un pochino di affrontare insieme questa nuova sfida appena sbloccata, il Pro Invitational, e una serie di gare molto difficili. Adesso andiamo un pochino, entriamo all'interno e vediamo cosa possiamo combinare. Ho uno stile di guida molto bizzarro, quindi movimentato e non facile da fare. Adesso vediamo un po' se la mia esperienza su questo gioco vi offrirà grandi prestazioni di divertimento e anche di rendite. Vedremo. Ed eccoci quindi con la nostra macchinina. Andiamo su gara. Selezioniamo la nostra inquadratura personale, che sarà la GoPro sul cofano. Attenzione. Eccoci qui. Subito al massimo i motori e partiamo. Allora, vediamo di guidare bene, non scivolare, visto che nel Kenya potrebbe essere un pochino più difficile del previsto. Ecco, infatti si scivola molto. Io gioco molto con il freno a mano, perché mi piace appunto. Lagga un pochino, ma questo sarà sicuramente per, ecco, il programma di registrazione che ho. Quindi, ok, benissimo. Abbiamo sfondato il paletto del checkpoint. Attenzione, ho perso un attimo il controllo per. Non è molto semplice parlare mentre si guida una pista un po' complicata del genere. Allora, vediamo un paesaggio molto bello innanzitutto. E la grafica di questo gioco è particolare, molto molto sofisticata e bella. Sto al massimo delle qualità, quindi non posso offrirvi più di tanto. Più di questo, ecco. Bene, vediamo che il nostro copilota ci aiuta molto, però adesso che sto parlando non lo sento, quindi mi devo un attimo basare anche, ogni tanto devo dare un'occhiata sulla pista in alto. Al centro, un bel tornante. Stiamo salendo la montagna. Questa Jeep è molto potente, la sento veramente potente, spinge molto il motore. Quindi ecco un altro checkpoint, curva molto difficile. Perfetto, vediamo la gente arrampicata sopra i sassi per farci le foto. Un bel salto, un bel salto. Porca miseria, ci stiamo quasi per rompere la gamba. Vediamo, proviamo a mettere, se ricordo, il tasto senza che mi distrago. Ok, la telecamera interna, così almeno da cambiarci un attimo. Abbiamo dei tergi cristalli, non so per cosa, forse per la polvere. E guardate se andiamo a sbattere proprio all'ultimo. Perfetto, prima posizione con 1,39,9. Prima gara su 3, andiamo su prosegui, molto bello. Ecco, abbiamo dato un distacco enorme, questo perché siamo ancora comunque ai primi tornei, quindi le gare sono ancora semplici. Poi più andremo avanti e più saranno sicuramente più difficili. Vedremo poi se continuare questa serie di gameplay o meno. Eccoci nella seconda tappa. Ecco la nostra bellissima macchinina. Cambiamo inquadratura, mettiamo sempre quella con la GoPro sul cofano. Vediamo, è pomeriggio, il terreno molto scivoloso, però pur sempre buono. Vediamo un po' come possiamo risolverlo. Oh, molto male. Ai 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 ai. Ho dovuto frenare all'improvviso. Molti tornanti in questa pista. Molti. Quindi se raggiungeremo i prossimi e i futuri personaggi sarà difficile superarli. I salti mi mettono sempre in difficoltà perché si perde il controllo all'atterraggio della macchina. Grande derapata. Occhio a non perdere il controllo della macchina. Perfetto. Il cancello stretto lo odio perché vado sempre a sbattere. Ecco, quello che temevo. Laggata un po'. Ho fatto una laggata incredibile. Ci sto quasi. Ok. Asfalto, quindi abbiamo un hammer. Un grande sorpasso. Abbiamo tagliato la strada, incredibile. Questa salita è molto dura, ma bello, bellissimo il paesaggio. Vediamo anche i riflessi del suolo molto realistici. Ok, ecco, il volante mi sta vibrando moltissimo quando faccio le curve, è veramente ingestibile.
Perfetto, siamo arrivati in un altro checkpoint. Ora curva, tornante destro e vediamo un po' se superiamo anche questa in maniera molto stilosa. Perfetto. Oh, mi stavo quasi per sbagliare strada. Ok, perfetto, ci siamo. Tagliamo un pochino, almeno andiamo un po' più veloci. Perfetto. Ora sinistra media e si restringe. Vabbè. Ok. Speriamo di non cadere mai qua sotto perché se no, oddio. Porca miseria. Via, 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 via. Ok, prendiamo la stradina di qua. Eravamo troppi, veramente troppi. Eravamo veramente troppi per fare un sorpasso. E siamo arrivati primi con 2.04. Vediamo che il secondo è a 2.10. Quindi, ecco, sta diventando sempre un pochino più difficile. Ecco, terza tappa. Terza ed ultima tappa dovrebbe essere. Ecco la nostra macchinina. Abbiamo aggiunto i faretti, ovviamente, perché è buio. Ok, e partiamo. Bello, di notte è ancora più avventuroso. Molto bello. Pozza d'acqua subito. Bello, 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 bello. Mi piace molto questo stile di guida. Attenzione, pista, non su pista molto scivolosa. Molto, ma molto scivolosa. Ecco, evitiamo quindi di usare troppo il freno a mano, se non veramente andiamo lunghi e ciao ciao. Non è per niente facile, anche perché è buio e la macchina scivola molto. Se non so cosa è dovuto. Comunque intravedo una macchina davanti a noi. Vediamo di superarla a nostro stile. Vediamo un po' se riusciamo a non sbatterci sopra. Ok, abbiamo tagliato un bel po', però era ovvio. Ok, ecco il tornante a destra, molto difficile. Ecco, checkpoint. E ora andiamo avanti. Un bel saltino e olè. Ok, attenzione, qui all'albero lo stavo prendendo in pieno. Bene. Oh no, un'altra macchina. Quindi vediamo un po' di fare un altro sorpasso alla James Bond. Anche se James Bond non guidava macchine, però noi. Ah no, siamo già arrivati al traguardo. Oh, che brutto. Primi, 1.16, strano, primi. Vediamo un po'. Abbiamo dato tanti secondi al secondo. Bene, prosegui. Oh, bene, bene.